Marco Sansone, coordinatore regionale della USB, voi siete qui stamattina per dar voce a tutte le problematiche degli ultimi tempi che avete avuto alla Giro Service. In realtà cosa chiedete? Innanzitutto il pagamento arretrato degli ammortizzatori sociali, lavoratori che non prendono gli ammortizzatori sociali addirittura da settembre, qualcuno da novembre, e pare che alla luce delle istanze che abbiamo presentato stamattina finalmente qualche cosa dovrebbe arrivare entro il 15 di febbraio. Il problema è che un'azienda che non ha dato la prospettiva lavorativa a questi lavoratori, rischiamo di avere 140 famiglie senza garanzia occupazionale di qui a breve. Stiamo lavorando a un protocollo d'intesa con la Regione Campania per dare futuro occupazionale a tutte 140 unità della Gira Service. In rappresentanza delle voci femminili, Annarita Carella, che rappresenta le donne della USB, anche voi siete qui stamattina per protestare e per richiedere anche voi cosa? Che l'INPS decida di erogare ciò che ci spetta, cioè competenze della FIS, che sarebbe la Cassa Integrazione Speciale. Stiamo aspettando ancora delle competenze del mese di novembre. Ora che la nostra azienda, la Gira Service, ha definitivamente chiuso le saracinesche, noi non sappiamo come poter fronteggiare i giorni futuri. E non è possibile che se non si viene qui a manifestare, a rivendicare ciò che ci spetta, non vengono mai erogati questi soldi. Quindi anche voi avete avuto già una promessa o è stato detto solo una cosa così aleatoria? Voi aspettate di essere ricevuti in regione? Cosa vi aspettate da questo presidio? Dall'ultimo incontro avuto in regione con il nostro Marco Sansone, che è il coordinatore, e l'RS Antonio Del Gaudio, ci è stato garantito di rientrare negli ammortizzatori sociali. Al momento parole, i fatti non si vedono, soldi non sono ancora arrivati. Antonio Del Gaudio, rappresentante della RSA Giro Service USB, che cos'è questa sigla RSA? Rappresentante sindacale aziendale della USB. Noi siamo qui stamattina per chiedere al direttore dell'INPS le spettanze degli ammortizzatori sociali che non vengono erogati da novembre. È una situazione insostenibile per i lavoratori che, oltre alla beffa di stare a zero ore, non percepiscono gli ammortizzatori sociali. Poi, inoltre, abbiamo aperto un protocollo d'intesa con la Regione per quanto riguarda la questione Gira Service e il Presidente Luca Gascone della 4ª Commissione dei Trasporti e l'assessore al lavoro Marchiello hanno dato la piena disponibilità per fare un protocollo d'intesa con le sigle sindacali sulla vertenza Gira Service. Quindi siamo in attesa di una convocazione regionale. Questa è la motivazione del presidio. Grazie. Ma voi avete già avuto un appuntamento fisso o è solo stata una promessa aleatoria? Per il momento ci hanno detto dopo Pasqua. Di concreto non c'è ancora nessuna convocazione. Siamo in attesa.